Potete levarvi dai maroni. Iena, non ti ci mettere anche tu. Wow, con quante texture, non me lo dici. Ho ottenuto un carno gratis livello 65. Ok, sei piccolo. Teresinosauro, teresinosauro, teresinosauro. Porcaccia la miseria, fatelo fuori voi, fatelo fuori voi. Aia, la faccia mi serviva? Io rivoglio le mie finestre in vetro che ci vedevo decentemente attraverso. Ok, Ark, questo è un bug nuovo? Mi mancavano i cadaveri che andavano avanti da soli. Non mi aspettavo di dover affrontare uno stracocchio di tirannosauro. Ciccio, non volevo farti body shaming, ma sei veramente brutto da far schifo. Hai abbattuto tutti gli alberi tranne quello che volevo abbattere io? Grazie, caro! Signori, bentornati su Ark Ascended! Il telone si è divertito un paio di ore a farmare risorse come non ci fosse... Camiseria un domani! Cominciamo proprio bene l'episodio! Buon Salvino, ve ne occupate voi, figlioli? Che spavento! Eh beh, ovviamente avrete capito dove sono ritornato. Potete cortesemente scendere tutti quando avete un secondo, magari non sul fuoco, la butto là. Dicevo, sono ritornato nella zona in cui in passato, nel lontano 2015, craftammo la nostra Uber base, perché vorrei... Sì, non c'era bisogno di cagare, ho capito che è una intro. Peraltro è appena passata tutta birra una iena, eccola laggiù. Pium! Ma vabbè, dettagli. Potresti cortesemente scendere? Sì, ciao! Sì. Ciccio, porca la miseria. Scendi. Sono anche troppo pesante. Scendi da qualche... Vaffanclub, mo mi sono rotto le balle. È anche pieno zeppo di stego come non ci fosse un domani. No, no, non lì, non lì. Io ho capito che è Ark. Ho capito, è Ark. Quindi sì, i traumi sono all'ordine del giorno. Però, porca di quella iper porca. Levati da lì, razza di idiota. Levati da... Ok, si sta spostando leggermente. Ok, ce la facciamo. Posso fare una intro tranquilla, cortesemente? Va, quanta vita hai perso, imbecille! È atterrato sopra la fornace, il cretino! Dicevo, mi piacerebbe iniziare a ricraftare la nostra cara buona vecchia base. Ovviamente una versione 2.0, completamente differente, ma nella stessa location. Ci siamo stati lo scorso episodio. Sapete che da quella parte c'è uno spawn che dire bastardo è un eufemismo. Infatti ogni tanto compare qualche creatura. Ma di solito qui siamo relativamente al sicuro, anche se davvero ci sono stegosauri dovunque. Iena, dove boia stai andando? Peraltro c'è uno stego di livello 64, magari dopo quello ce lo catturiamo, che non mi dispiacerebbe proprio per niente. Anche gli scorpioni sono una preda abbastanza facile, gli dei della carne marcia, e vi sarò tutti felici e contenti. Ogni tanto dalle montagne scende qualche argentavis, ma penso che sia ancora un po' prestino. Preferirei avere il fucile prima di poterli effettivamente affrontare. Allora, ovviamente ci si fa la casa vista lago. Non ho ancora le idee molto ma molto chiare. Questa zona sembrerebbe essere praticamente perfetta. Il problema è che ottenere tutte le risorse necessarie è più facile a dirsi che a farsi. Allora, la zona esterna, ovvero il nostro porticato, lo possiamo tranquillamente fare in pietra. Zio Billy, finalmente possiamo avere le fondamenta in pietra, le pareti in pietra e tutte cose. Non so quanto far grande la casa. Preferirei non esagerare più di tanto, onestamente. Ma scusate, signori, cominciate a essere un po' troppi. Ragazzi, potete levarvi dai maroni. Iena, non ti ci mettere anche tu. Ma cosa sta accadendo? Ho visto cose brutte. Lasciamo stare che... Guarda, c'è anche il piccolo, sono dovunque sti stego. Signore, io dopo le vengo a dare la caccia. Se pazienta qualche minuto, vorrei continuare i lavori di costruzione della nostra base. Ok, una roba del genere direi che potrebbe essere ben più che sufficiente. Poi da qualche parte parcheggiamo i dinosauri e tutte cose. Ci sono iene dovunque, ne ho vista una che correva verso il bosco. Siamo anche a un tiro di schioppo dal bioma ghiacciato, figlioli. Quindi potremmo procurarci lupi e chi più ne ha più ne metta. Allora, dicevo, un bel porticato, magari grande, composto da almeno una doppia serie di pavimentazioni. Il problema è che io ne avevo craftate un po', intanto che preparavo l'episodio, assieme anche a quelle in legno. Mi sa che adesso tocchiamo troppo. No, la Mafalda dice fotte sega. Per me non ci sono problemi. Aspetta, vediamo di piazzarle qui e là. Senti, fai un'altra della serie meglio abbondare. E poi continuiamo anche in quella direzione. Tanto, anche se ci sono pietre che ci rompono i maroni, le possiamo abbattere in men che non si dica. Ho trovato anche una discreta quantità di metallo. Una volta tanto. Beh, non tanto da queste, ma più che altro da quelle di fiume. E casomai chiudiamo anche da quest'altra parte e vi sarò tutti felici e contenti. Le pavimentazioni interne, invece, quelle di casa, scusate ma io me le faccio in legno. Non sarà bellissimo quanto quello delle mod, ma è comunque meglio che nulla. La casa non so quanto proprio verrà grande. Mi piacerebbe farla a due piani, se fosse possibile.
Oh, ma Falda, si è spento il falò? Abbiamo abbastanza carne? Sì, ne abbiamo cucinata veramente un sacco, meno male. Ti mangi un paio di bistecche per iniziare alla grande la giornata. Appena possibile dobbiamo anche migliorare il nostro equipaggiamento. I level up sono stati molto più facili del previsto, perché la difficoltà media ha impattato un bel po'. Però, signori, una balestra, che dite? Di certo sarà meglio di quel cocchio di arco che abbiamo utilizzato fino adesso. Mi ero anche craftato un bancone hanging. Oh, eccolo qua, lo posso gnaccare dovunque, il gioco dice no. Senti, per adesso mettilo qua e casomai dopo lo spostiamo all'occorrenza. Anche questa comincia un pochettino a rompermi le balle. Signore, si spenga cortesemente e mi dia i lingotti di metallo e un ciccinino di legna. Spostiamo tutto direttamente qua dentro. E neanche a farlo apposta, il quantitativo di legna è giustissimo. Cosa vuoi di più dalla vita? Una balestra, te l'ho appena chiesto, gioco. E che cocchio, mi sono portato via una tagliola grande, perché se dessimo la caccia a creature grandi più grandi, beh, di certo poterle bloccare come abbiamo fatto con Raptor lo scorso episodio ci tornerà proprio uno sfacelo utile. Ciao, piccola balestrina. Oh, e direi addio arco del Mengai, chi si è visto si è visto. Segnacolo qua perché per... vabbè, ci abbiamo gli armadi che intanto ho messo là. Fammela rivedere dopo un sacco di tempo. Wow, con quante texture, non me lo dici? Signora, scusi, magari equipaggiassimo le frecce sedative, sarei un survivalista molto ma molto più felice. Ok, ora facciamo più danni e... ho visto laggiù, piccolo bastardo. I nostri colpi richiederanno molte ma molte meno munizioni per narcotizzare o uccidere all'occorrenza un nemico. No, il terizinosauro per adesso non mi darebbe nessun vantaggio, ma l'argentavis in futuro, bello lui, guardalo, sempre un'aria popo fiera. Tuttavia, se vogliamo sopravvivere a questi climi gelidi, dovremo procurarci un bel po' di pelliccia. Ma io sto andando al nord, in verità, per un altro motivo. Qua non dovrebbero esserci troppi piragna, spero. Vorrei evitare di farmi sbranare il povero parasauro. Signore, io non andrei in quella direzione, è un consiglio spassionato. Ah, spawnavano anche gli argentavis laggiù. Bene, bene, bene. Fammi vedere chi altro c'è. Gli ienodonti, in grande quantità peraltro, in gruppo potrebbero anche cercare di attaccarci. Però ci sono gli stego che sicuramente verranno attaccati prima di noi, soprattutto perché hanno un cucciolo. Guarda, neanche detto. Guarda, neanche detto. Non siete tra le creature. Ah, più furbo del circondario. Aspetta, il carno di M. Non me l'aspettavo. Corri, 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 porca la miseria. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, attaccate il bastardo. Attaccate il bastardo. Attacchiamo tutti il bastardo. Ok, l'avete fatto fuori. C'è un piccolo di carnotauro. C'è un piccolo di carnotauro. Non è che mi attacchi, vero? Ok, è piccolo. Wow, ok, sono riuscito a tornare giusto indietro in tempo. Siamo tipo in fin di vita. Piccolo adorabile carnino. Mi avete detto che i cuccioli li posso tipo reclamare con del cibo o altro? Aspetta un secondo, vieni qua piccolo bastardo. In che modo? Oh mio Dio, abbiamo un giovane carnotauro livello 65. Piccolo stellino. Vabbè, ci sono i piragna. Ci sono i piragna, ciccio. Ciccio, segui la mafaldina. Oh, questa la definisco una gigantesca immane botta di culo, figlioli. Ho ottenuto un carno gratis livello 65. Ok, sei piccolo. Va bene lo stesso. Direi... oh mio Dio, sta crescendo veramente a vista d'occhio. Ma che roba. Paracula. Paracula, tutto bene. E insomma, hai visto giorni migliori. No, piccolo stellino, tu resta fermo lì che io adesso ti porto un po' di carne, perché sono tornato in questo luogo di perdizione e pericolo. Scusi, mi dia gentilmente un po' di carne. Devo fare una mangiatoia quanto prima. E la carne te la cucchi tutta tu, piccolo stellino, perché ci avrai una fame. E anche cagato, ovviamente. Guarda che roba. Stai veramente crescendo a vista d'occhio. È diventato adolescente. Yay! Sta storia che puoi reclamare i cuccioli è qualcosa di incredibile. Ho un carnotauro gratis. Ho un carnotauro gratis. E comunque ribadisco, un livello 65 non è niente male. Allora, ferma tutta la baracca perché il mio episodio improvvisamente ha preso una piega inaspettata. Sbloccami la sella per il carnotauro. 30 lingotti di metallo. Ma sarai un po' rompicoglioni però tu, eh? Di sicuro dobbiamo assicurarci che all'Italia la smetta di attaccare tutte le creature del circondario. Allora, aspetta che ti aumento un po' la vita e anche un po' il vigore, perché mi servirai come mezzo di trasporto per recuperare il resto dei tuoi cugini.
Fatemi vedere se riusciamo a recuperare un po' di metallo, che non mi dispiacerebbe proprio per nulla, visto che dovrò craftare una marea di lingotti. Però sì, da quando abbiamo il nuovo piccone, ragazzi, la mia vita ha completamente svoltato. Il che mi ricorda che se mescoliamo la selce e la pietra, non ottenevamo la polvere da sparo, la polvere pirica. Cos'era? Polvere pirica, forse. Porca la miseria, mi stanno ritornando in mente i traumi del Vietnam. Porca la miseria, i flashback, tutte cose. E voilà, ottimo. Come avete notato, questa zona è piena zeppa di risorse. Ci serve della legna per craftare delle basi o per accendere un fuoco. Abbatti uno degli 826 milioni di alberi e vi sarò tutti felici e contenti. Poi magari dietro ci trovi un T-Rex, ma sono cose che capitano. Fin tanto che non avremo delle mura difensive tutto attorno a noi, stile banca Mediolanum, siamo vulnerabili a qualunque attacco. Però adesso abbiamo un carno, a meno che non ci attacchi un T-Rex, dovremmo riuscire a sopravvivere decisamente molto di più. Ribadisco, non pensavo che sarebbe andata così di lusso. Salve, buongiorno, posso parlarle di nostro signore metallo? Perfetto, sgnancaci dentro anche abbastanza legna, sperando che l'optero non ci si vada a cucinare il culo. E all'improvviso si è messo a diluviare. Avessi delle coltivazioni, sarei un contadino molto felice. Ad ogni modo, figlioli, qualcuno mi deve spiegare perché dopo 8 milioni di anni questo gioco è ancora metà in italiano e metà in inglese, perché per me non ha il benché minimo senso. Dai, non potete richiedermi tutto sto popò di legna ogni volta. Aspetta, avevo lasciato dei lingotti di metallo qua dentro, me ne ero dimenticato, e anche del metallo normale. Ok, il telone ha un'arte incredibile per ricordarsi solo dopo dove ha messo tutta la sua roba. Ecco qua, e me ne serviranno di fondamenta. È che mi rovini tutto il pavimento nuovo. Oh oh, qua abbiamo finito intanto il metallo. Aspetta che, come abbiamo visto, ce n'era uno qua. Ciuccia qui e ciuccia là. Perfetto, devo craftare anche un pestello e mortaio. Oh wow, c'hai ancora quel bug maledetto? Ci hai messo un po' di tempo, Ciccio, ma sei cresciuto finalmente. Andrò in giro a rubare i figli di tutti. Sì, sono una persona orribile, sono il primo a dirlo. Ma in teoria queste rocce di fiume non dovrebbero essere quelle che mi danno una quantità spropositata. Wow, di metallo. Io prego tutte le divinità videoludiche che queste rocce respawnino, perché ne avrò veramente, veramente bisogno. Ah no, erano 30 lingotti di metallo. Non so perché ho letto 50 lingotti di metallo e mi ero preoccupato. Allora, serve ovviamente pelle, ovviamente fibra. Beh, lasciamene un po' che non mi farebbe schifo. E come dicevamo, 30 lingotti di metallo. Ne abbiamo già 16, quindi fatemi recuperare intanto 11 della serie, meglio che nulla. Io volevo anche craftarmi altri oggetti, gioco, ma ti voglio bene comunque. Ok, ho passato un quarto d'ora a sbloccare progetti, perché signori, ho scoperto che adesso in questa versione di Ark, oh mio Dio, ci dovrebbero essere le ringhiere in pietra. Oh wow. Possono essere dei muretti medi oppure delle ringhierine più basse. Ma va. Oh, queste erano cose che io avevo solo nelle mod. Sono fatti anche bene. Oh, mi sto gasando veramente un sacco. Allora, facciamo una cosa del genere. Assicuriamoci di essere più o meno centrati. Quindi, beh, 4 da una parte e 4 dall'altra. Perché? Secondo me avete fatto cagare. Dicevo, perché qua al centro possiamo mettere invece un paio di simpatiche scale. Terizinosauro! 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 Porcaccia la miseria, fatelo fuori voi! Fatelo fuori voi! Sono cagato in mano. Ok, quel signore ha i minuti contati, molto probabilmente. Riuscite a farlo fuori, figlioli? Grazie, molto gentile. Ti ricordavo che il terizinosauro era un po' stronzo. Paracula? Paracula? Ti devi levare da lì, non devi stare a cagare, porca la miseria. Signore, la deve smettere di passarmi. Oh, adesso lo domestico perché mi ha veramente rotto le balle. E che stavano calando le tenebre. Complimenti, signori, se non fosse per voi saremmo tutti già morti. Dicevo, porcaccia la miseria, che in questo arc, come avrete notato, hanno raggruppato la maggior parte dei progetti. Così è decisamente molto più bello. Oh, oddio, le scale così non sono niente, ma lei, quel bug mi sta continuando a far cagare in mano. Ma anche la piattaformina così non mi dispiace. No vabbè, fai delle scale un po' più piccoline qui e il resto lo mettiamo di qua. E casomai mettiamo un'ultima ringhierina qui e un'ultima ringhierina da quest'altro lato. Oh, mi piace. Entrata serissima per la nostra futura casa. Sì, sì, lo dobbiamo catturare assolutamente lontano da loro, perché sennò qua i fettentoni se lo divorano senza il benché minimo rispetto. Allora, metallo preso. Signor Raptor, lei dovrebbe darmi gentilmente
un po' di pelle. Wow, con tutte le vittime che ha fatto, immagino che quello non sia un problema. Lingotto di metallo e il telone di semi si è craftata la sella per il Carnotauro. Yeah. Vabbè, lasciamola lì. Signore, ne abbiamo già parlato. Si levi dai maroni, ma non mi puoi salire sul banco. Dai, per fortuna che l'ho spento, perché se si fosse scottato... Oh, oh, abbiamo Argentavis. In avvicinamento troppo rapido, livello 46. E laggiù un livello 33. Più che altro mi preoccupa se attaccano i nostri ragazzuoli, oppure se mi attacca all'Italia. Sappiamo tutti come va a finire ogni coppia di volta. Sì, c'ho l'inventario troppo pieno. Ma porca. Ok, facciamoci tattici. Prendi la sellina. Ok, corri al Carno. Corri al Carno, presto. Buongiorno signore, gradisca una sellina. Oh wow, oh wow, niente male. Ah, è vero che c'ho problemi di vigore il Carno. Ciccio, le animazioni dopo. Le animazioni dopo, le ani... Ok, grazie, cortesemente andiamo ad attaccare i signori. Attiriamo la loro attenzione e facciamogli passare un brutto quarto d'ora. Salve, come va? Tutto bene? Ricordati di andare in retromarcia, perché loro attaccano sempre da dietro, che sono dei pezzenti maledetti. Oh wow, non mi ricordavo che ci sono così tanti danni. Dobbiamo solo fare attenzione che non mangino della carne, altrimenti ripristineranno velocemente la propria vita. Morite, c'è. Dai, dovresti essere tipo in fin di vita. Carno, ho capito che eri un cucciolo fino a 3 secondi fa, ma questi te li dovresti veramente mangiare a colazione. Raptor, Raptor, mi vieni da una mano quando è secondo. Prendiamo un attacco lo stego per errore. Ok, uno è morto. E l'altro pure. No, non ti volevo attaccare, è stato un incidente. È stato un incidente, non mi attaccare. Non mi attaccare, ho detto che è stato un incidente. Ho detto che è stato un incidente, non rompere i maroni. E porca la miseria. A posto? Ok, ti sei placato? Scusi, io devo solo recuperare. Carne pregiata. Peccato che tu sei un erbivoro, altrimenti il tuo addomesticamento sarebbe stato molto ma molto più semplice. E non abbiamo neanche più gli argentavis di cui preoccuparci. Ma soprattutto ho un Carno con le braccine ipercorte e incazzato con la vita, che è la cosa più importante. Bravo, magna, magna, tu che te lo meriti. Un anchilosauro. Sei il primo che incontro in Ascended. Wow, ciao piccolo stellino. Livello 10, peccato. Belle comunque le texture. Wow, non ti ho mai visto con così tanti dettagli. Io ho anche un po' di paura, perché da queste parti ho addomesticato per errore il mio primo T-Rex, era tipo di livello 10, se ben ricordo. Però mi terrorizzò proprio una cifra. Allora, vediamo di far fuori gli altri stegosauri, anche se sono spariti per dover di cronaca. Ottimo, ho fatto in modo che la squadra seguisse ovviamente il nostro Carno. Perfetto, così io sono a posto e mi posso concentrare sulla nostra preda del giorno. Ok, tagliola grande più grande, pronta all'uso. Controlliamo che non mi attacchino alle spalle all'improvviso, altrimenti siamo belli che fregati. Salve signore, mi permetta di piazzare una bella tagliola direttamente qua. Attivati, 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 porca... Perché ci voleva una vita ad attivarsi? Ayo, la devo attivare io manualmente? Ottimo, ci ha messo una marea di tempo ad attivarsi. Salve signore, mi presta la sua attenzione? Sì, direi che ho decisamente poco tanto la sua attenzione. Bloccati. Oh, alla grandissima, e comincio a percuoterti in faccia. Non so quante freccine servano. Oddio, la palestra mi era mancata veramente un sacco. Ok, speravo già potessi ritirata. Beh, con le frecce in faccia è anche molto, molto più semplice. Signore, non da quella parte. Cortesemente, non da quella parte. Bravo, 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 segui me. Aia, la faccia mi serviva. Ma vabbè, dettagli. Mafalda, Mafalda, Mafalda. Cortesemente, continui a sparare, signore, e corro ogni tanto. Porcaccia, la miseria, è triggerato malissimo. E dai, e svienici quando è un secondo. Mi manca la mod delle barrette, che le rendeva decisamente molto, ma molto più visibili. Quando vuole fuggire non faccia complimenti. La trappola è andata, vero? Sì, si rompeva. Mio Dio, non è durata praticamente nulla. Wow, bara con la coda. Aia, lei mi sta facendo veramente troppo male. Ma Falda si mangia anche un paio di bistecche. Ehi, batte ritirata. Sì, questa volta batte ritirata, me lo sento. Lo sento. No, era una trappola, era un trucco. Era un bieco trucco. Dai, che ti ho sparato 26 frecce. Olè! Ma buongiornissimo a Bemus Stegosaurus. Ah, livello com'era? 64. Niente male, niente male. Diciamo che allo stato attuale tutte le creature di livello sopra il 60 potrebbero fare al caso mio. Poi in futuro avremo anche quelle di livello maggiore. Ottimo, squadra, qualcuno mi dà un po' di baccucce, cortesemente. E per fortuna che è svenuto, perché vi faccio notare che avevo praticamente finito le freccine. Figlioli, placatevi tutto. No, vuol dire placatevi. Aspetta, devo farlo mentre sono a bordo del Carnotauro. Oh, ok, questa me l'ho dimenticata. No, no, aspetta, all'Italia, all'Italia, non mi atterrare in acqua. Carino l'effetto sull'acqua. Bellino, bellino, veramente. Ok, mi sono fatto seguire. No, a terra, a terra, a terra. Non ho capito perché quando sei pesante
non ti fa comunque atterrare. Atterra da qualche parte. Porcaccia la miseria. Allora, ritornando a noi. Paracula, buongiornissimo. Te dovresti essere piena zeppa di baccucce da qua fino alla fine dei tempi. Tra un attimo craftiamo anche pestello e mortaio. Il bello è che io stavo andando in quella direzione prima dell'attacco del Carno per prendere i cristalli per fare le finestre. Non mi sembrava la peggiore idea della vita. Oh mio Dio. C'è una barra del torpore infinita. No, 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 siamo a posto, figlioli. Siamo veramente tanto ma tanto a posto. Allora, fammi equipaggiare un po' di frecce di pietra, perché se mi attaccano, almeno per adesso mi posso difendere. Paracula, te prima sei quasi morta, quindi ti si butta su un cicino la vita. Non farà miracoli, ma è meglio che nulla. Abbiamo un bel po' di narcobacche e miglior bacche come non ci fosse un domani. Non abbiamo kibble o altre cose. Questo passo al convento, purtroppo. Però io non mi accontento, signor Carnotauro. Salve, signore. Allora, vediamo di andare a rompere i maroni nella zona nord, quella un pochettino più pericolosa. Oppure, aspetta, quanto peso puoi trasportare tu, ciccio? Non troppissimo. Beh, io preferirei aumentarti questi parametri. E questi parametri assolutamente. Più che il peso, detto tra noi. Sì, ma Falda, lo so, fa un freddo bestia. Porti pazienza. Ora, se non ci attaccano, come dicevo, per 5 secondi, la zona sembrerebbe tranquilla. Laggiù è un disastro. Quel punto non l'hanno mai e poi mai sistemato. Dicevo, ne approfitto per raccogliere cristalli come non ci fosse un domani. Che brutto suono, porcaccia la miseria. È lo stesso suono che facevano le finestre in vetro della serra quando le rompevi. È un suono veramente atroce. Funghi rari, ho trovato dei funghi rari. Non servivano per addomesticare il Procoptodon, il canguro? Non lo so, ragazzi, oh, sono passati 8 miliardi di anni, quindi pure io mi dimentico le cose. Però sì, mi servirà. Lo so che sono appesantito, mi serviranno una marea di sti cocchio di cristalli. Serra si scriveva Greenhouse. Sì, anche questa non l'hanno tradotta. Ecco qua, progetto sbloccational. Mi sa che dobbiamo craftarli al banco da lavoro. Sì, non li possiamo craftare per conto nostro, purtroppo. Se vi ricordate bene, la rottura di maroni, che ogni cristallo pesa un maledettissimo chilo. E ce ne servivano, mi pare, almeno una ventina per ogni singola finestra. Io il salotto lo voglio fare con le finestre in vetro iperfaie. Se poi scopro che su Ark hanno aggiunto veramente le finestre in vetro che non sono quelle della serra, piangerò veramente un sacco. Per adesso recuperiamo cristalli e... Ah, li ho quasi finiti. Ecco qua, scarichiamo sempre tutto su di lui. Mafalda, lei continui a mangiarmi carne, perché per adesso è l'unica cosa che ci può guarire. Ancora non mi ricordo come craftavamo le pozioni. Com'è che si chiamavano? Quelle curative. Ricordo che richiedevano le bacche rosse. Le bacche rosse? Vorrei dire una cavolata. Erano di un'utilità veramente spaventosa, soprattutto quando il nemico ti coglieva impreparato. Ok, abbiamo abbastanza cristalli. E il sole sta anche tramontando. I mammut. Se li facessi fuori potrei recuperare un bel po' di pelliccia, in modo tale da resistere meglio in questi climi più freddi. Per fortuna basta andare un paio di metri più in là e, come per magia, il freddo è nettamente inferiore. Ciccio, lo so che non puoi correre. Scusa, ti ho caricato tantissimo di peso. Però lo ammetto, rivedere questa zona, per quanto con una grafica nettamente superiore, mi fa riemergere i feels del passato come mai prima d'ora. Però, ragazzi, con sto Unreal Engine, che spettacolo meraviglioso, veramente. Signore, come va l'addomesticamento? Ok, per fortuna, come ho detto, che c'ha la barretta eterna. Ed eccomi ritornato indietro. Ciao, ragazzi. Guarda che bel tramonto con tutte le ombre che si proiettano e tutte cose. Sì, intanto ci sono le luci un pochettino buggate. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Sapete cos'è che è invecchiato male su Ark? Una delle tante cose. L'interfaccia, i menu e via dicendo, li ho sempre odiati. Ma vabbè, dettagli. Allora, continuiamo quindi a scaricare qua tutti i cristalli, metalli e via dicendo. Perché sulla strada del ritorno mi sono ricordato che vuole anche i lingotti di metallo, la pasta cementizia. Allora, mi serve un pestello e mortaio. Come al solito, sgnacalo lì della serie, meglio che nulla. Per la pasta cementizia ci serviva la pietra. Mi sono sentito spingere, mi sono cacato un attimino. E la chitina e cheratina. Che ha spinto? Mi perdoni, signorina, cortesemente posso avere un po' di spazio personale? Non mi sembra di chiedere più di tanto. Allora, aspetta che recupero la pietra. Ottimo. Come anche i limiti di trasporto determinati dal peso sono sempre stati molto ma molto sbilanciati. Crafta tutto, 12 unità e basta? Porco canaglia, consuma molta più cheratina di quanto avessi immaginato. Ecco qua, 12 unità, che non basteranno quasi per nulla, ma vabbè, dettagli, vediamo un po' quante me ne fai fuori. Eccole lì, 7. Posso fare una finestra, una...
Come detto, le risorse in sto gioco sono uber mega sbilanciate. C'erano ancora lingotti lì dentro. Ok, direi un cicino meglio. Nel frattempo trasferisci la carne e le narcobacche. Passiamo alla sezione droghe. E craftami una trentina di narcotici. Dovrei tenere da parte un po' di carne marcia per dover di cronaca. Qualora domestica... Grazie di aver cagato. Qualora domesticassimo un pulmono Scorpius, che sì, lo voglio domesticare, ma poco una cifra. Allora, quello non si sveglia per un'altra mezz'ora. Questo è poco ma sicuro. Carnino, aspetta che ti svuoto l'inventario, perché ancora una volta ci avevi 86,8 tonnellate di peso. E voilà, come per magia abbiamo tre finestre. Vediamo un po' se ne hanno migliorato l'estetica. Oh mio Dio. Ah, possiamo fare diverse tipologie di strutture. Oh wow. Tutte in una volta, sta cosa mi piace proprio una cifra. Andiamo di finestrella classica. Allora, di sicuro il nostro salotto si troverà da questo lato. Possiamo fare un doppio finestrone. Vabbè, siete cambiate veramente un sacco. Ma no, scusi. Ma non si vede un ca... Non si vede un co... Ma mi prendi in giro? Una volta erano tutte belle lucide. Cosa... Cosa gli avete fatto a ste povere finestre? Ma è una truffa. Ma non ci credo mai. Io rivoglio le mie finestre in vetro che ci vedevo decentemente attraverso. O forse è una questione di luce, ma è tutto opaco. È tutto opaco, figlioli. Senti, sgnacca, ne un'altra lì. E chi si è visto, si è visto. Poi mi divertirò a costruire il resto delle pareti in pietra. È opaco, Carnotauro, è opaco. Aspetta, mi sono dimenticato di darti il nome in onore dei vecchi tempi. Leo Carno di Caprio. È vero, scusami Ciccio, come ha fatto a passarmi di mente una cosa del genere? Ok, Stego, tu sei lì tranquillo, bravo Ciccio. Nonostante abbiamo pochi minuti prima che tramonti il sole, fatemi dare un'occhiata. Oh wow, quelli sono un bel po' di raptor, quelli sono tanti raptor. Caccia la miseria dello smilodonte. Mi ero dimenticato che spawnavi da queste parti, Carno, Carnino. Dagli un paio di sberle, dagli un paio di sberle. E non sempre le craniate, avanti. Ecco qua, ottimo. Era comunque uno smilodonte livello 46, eh. Mi ha danneggiato un cicinino, ma neanche troppo, per fortuna. Oh mio Dio, guardate anche laggiù che casino. No, vabbè. Ok, dobbiamo attirare un pulmono Scorpius che sia di livello decente. Beh, c'è la tua testa di M davanti. Ok, questo è di livello 31. Il problema del Carno, come ho detto, è che c'è la testina un po' alta. Ciao, Raptor. No. Fatti i cavolacci tuoi, Raptor DM. Ok, dobbiamo potenziargli assolutamente i danni che fa. O qua non ne usciamo vivi. Oddio. Diciamo che più che altro sono i nemici che non ne stanno uscendo più di tanto vivi. Wow. Aio, rotti maroni, ai. Lo smilodonte non droppava pelliccia, no? Mi sembra di no. Eccole lì. Eccole lì, ovviamente. Il solito mangia cadaveri a tradimento. Ma ti vuoi levare? Adesso c'è il boost di cura. Buongiorno, buon salve. Ok, abbiamo perso un po' di vita. Ma neanche tanta. Ah, sei solo di livello 10, peccato. Non stanno spawnando argentavis decenti da queste parti. Aio! Ma quanti cadaveri ci sono in giro che continua a curarsi sto coso? Carno, quando vuoi ucciderlo, grazie, eh. Era un'ora che stavamo attaccando. Signore? Dove sta andando, di grazia lei? Buon salvino. Ok, Ark, questo è un bug nuovo. Mi mancavano i cadaveri che andavano avanti da soli. Anche in acqua lui non si ferma. Ok. Arrivederci, è stato un piacere conoscerla. Ah, ok, si è fermato finalmente. Non vado neanche a raccogliere le sue carni. C'è un cucciolo di raptor che sta nuotando. Livello 52. Sei un po' sotto i miei standard, per dover di cronaca. Aia. Ehi, bastardello. Aspetta, ho visto bene. Mi pare di aver letto il livello 92. Peraltro c'è la Mafalda. Aspetta, Mafalda, mi sta a morire freddo. Mangi qualcosina. Mi sta ancora inseguendo. Ed è anche lento da far schifo. Allora, allontaniamoci un cicinino. Aspetta le munizioni, frecce sedative. Grazie, molto gentile. Mafalduccia, quando vuole ricaricare le armi, non mi offendo. Perché non posso sparare dal Carno? Buongiorno. Non mi fai equipaggiare le armi? Da quando? No, levati per favore, Argentavis DM. Che rompipalle. C'è anche il Paki, da quanto tempo? Ok, sembra che l'Argentavis mi stia ignorando. Voglio solo assicurarmi che il Carno non ci faccia fuori la preda. Perché io potevo sparare un tempo. Oddio, era una mod quella che avevo attivato, quella che mi permetteva di sparare dalle creature. Ora che ci penso bene, salve signore. Vado anche te. Ok, preso in pieno. Oh beh, tanto lui è distratto. Ottimo. E io ne approfitto per continuare a percuoterlo. No, Paki, fatti i cazzi tuoi. Bravo. Oh, wow. Bello potente, in effetti. Signore, sono da questa parte, grazie. Venga di qua. L'ho ammazzato? No, non mi dire che l'ho ammazzato. No! Ok, no, l'ho addormentato. L'abbiamo addormentato. Oh, ottimo. Leocarno?
Mi dovresti tipo venire a difendere? La zona sembra relativamente tranquilla. Aspetta, ma quello è un trilobite! T'ho visto adesso, piccolo bastardello! No, 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 che tu mi dai la chitina! No, 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 che tu mi dai la chitina! Aio! È morto? Ah, ok, che continua a scivolare. Ma cos'è sta mania di scivolare in continuazione? Mi dava anche perle, silice e petrolio. Davvero? Aspetta, dov'è svenuto il signore? Signore? Ah, eccolo qua, scusi, non la vedevo anche lei. Si identifichi la prossima volta. Come ho detto, è uno degli addomesticamenti più semplici del mondo. Aspetta, la carne marcia ce l'ho di là, ma porca. Neocarno, dammi la carne. Dimmi che ne hai un po' da parte, tu, ciccio. E beh, voglio dire, solo 4? Ah, uffa. Devo ritornare assolutamente alla base a recuperarne il resto. L'abbiamo lasciato nel pestello e mortaio. Ok. Oh, detto tra noi, in un quarto d'ora probabilmente questo ce la domestichiamo. La carne marcia era il suo punto debole, in effetti. Oh, mi ero dimenticato di te. È passata oltre mezz'ora e sì, mi sono dimenticato completamente di te. Perché non ho preso il carno per tornare indietro? Non sono l'omento più furbo del circondario. Devo fare troppe cose assieme. Allora, recuperiamo i narcotici, grazie, e la carne marcia, molto gentile. Assicuriamoci che lo stego non si svegli. Nel frattempo gli ho dato un po' di narcobacche della serie meglio che nulla. Ecco qua, dovrebbero essere più che sufficienti, ottimo. Dio, stanno calando troppo in fretta le tenebre. Non voglio farmi trovare qua fuori quando sarà buio la notte. Per quanto di notte si vede abbastanza bene in sto cocchio di gioco. Oddio, secondo me non si sveglia, gli do giusto un po' di narcotici così per simpatia, ma ci siamo capiti. Il pulmono Scorpius. Signore, lei resti lì, mi raccomando, e non vada da nessuna parte. Io intanto ritorno alla base. Non dovrebbero spingersi così tanto in là i vari predatori. Ma Falda, ho capito che c'ha freddo. Dopo le accendo il camino. Vabbè, sì, insomma, la forgia. Così si riscalda un cicinino. Non pensavo che già qua facesse così tanto freddo. Abbiamo finito la legna. Ovviamente, butta su. Abbiamo della paglia. Va bene che la paglia, non me ne frega niente. Accendi con questa. Durerà 9 minuti e 59 secondi. Oh, quindi ci riscaldiamo un cicinino. Mio Dio. Però c'ho il laghetto coi pesci. Cosa vuoi di più della vita? Possiamo tornare a pescare? Ma sta storia dei vetri proprio non mi va giù gioco. Ed è buio da far schifo. Porca la miseria. Ok, la visibilità è comunque molto buona. Non mi lamento. Se ci addentriamo nella foresta probabilmente mi cacco sotto. Ma vabbè, dettagli. Aspettate che intanto ho finito qua il pavimento. Possiamo intanto vedere di buttare su un paio di paretozze standard. Beh, la zona qua sotto non mi... Beh, è vero che le potevamo anche sostituire al volo. Me ne ero completamente dimenticato. Beh, spero che invece che distruggerle te le ridia indietro. E non so se c'era anche i tempi d'oro. C'è la torcia da muro. Quindi, senti, sgnaccamela tipo qua. Vediamo un po' se fa anche abbastanza luce. Un telone può sempre sperare. Vediamo un po'. Oddio, se fossimo nel medioevo probabilmente non mi lamenterei più di tanto. Ma vabbè, sono il telone, quindi devo rompere i maroni. Senti, piazza il resto delle pareti lì, finestre, tutte cose. Se questo è il risultato finale, vi garantisco che troverò una mod. Troverò una mod che mi dia il vero vetro che il telone si merita. Però sì, se torcine un po' di più non mi avrebbero fatto schifo. Ark, hai fatto dei passi avanti da gigante, ma su alcune cose veramente ti sei pigliato la retrocessione. Però già vedo la nostra futura base che pian pianino sta prendendo forma. Salve, sono il telone del giorno dopo. Intendo proprio nella vita vera e nel gioco stesso. Allora, ho passato l'ultima ora a craftare, farmare e preparare il finale dell'episodio. Poi è successo questo. Ecco, questo è quello che io definisco un grande, grosso e mordace problema. Non mi aspettavo l'attacco di un T-Rex, ma l'avevo detto, avevo fatto il predictone. Il problema è che il nostro stego è laggiù. Ok, in teoria si potrebbe difendere, ma ce la fa a difendersi da un cocchio di T-Rex e non c'ha nemmeno la sellina, che di solito offre un tot di protezione, quindi... So cazzi, figlioli, so cazzi. E vai, veloce, veloce, veloce. No, 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 mi serve il nostro carno. Leocarno, 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 vieni dalla mia manina, ciccio. Ok, buongiorno. Non mi aspettavo di dover affrontare uno stracocchio di tirannosauro. Ok, livello 5. Per un T-Rex comunque è tanto, eh. Amici, cugini, colleghi, se mi deste una mano. Oh wow, è morto. No! Bastardo! No, levatevi tutti. Vi ammazzo tutti, non me ne frega niente. Era mia la carne, era mia la carne, fetenti. Ok, è andato giù, come ho detto, molto più rapidamente del previsto. Ci dovete morire, fra atroci sofferenze. Ho 8 miliardi di livelli più di voi. No, no, no. Ah, ok, questo è il mio stego, giusto. Mi ero dimenticato di averlo domesticato. Signore, ce la fa a far fuori l'Argentavis? Ciccio, ciccio. Ok. È morto? Che succede? Ah, ok. Era, mi mettete un nuovo attacco che fa lo stego, perché ai miei tempi non c'era la possibilità di causare sanguinamento.
Ok, scusate che non mi aspettavo di far commentare così all'improvviso. Sono le 8 del mattino, per me c'ho la gola spappolata. Allora, fatemi fare mente locale. Sì, abbiamo lo stego, perfetto. Peraltro, livello 95, wow. Non mi dispiace proprio per niente. Si è difeso egregiamente. Ciccio, ancora non t'ho craftato la sellina. Oh, il pulmano Scorpius. Mi sono completamente dimenticato di andarlo a controllare nell'ultima mezz'ora. E in onore di Andrea Lorenzon, noto ai più come Cartoni Morti, lo chiamiamo Stegosandro. Ah, per inciso, se vi piace il suo stile, andate a guardare anche il suo canale secondario che si chiama, per l'appunto, Andrea Lorenzon. E lì si occupa di viaggi, ma lo fa in un tono ironico che è veramente divertentissimo. Va in giro per i borghi più belli d'Italia, come dice più o meno lui, non l'avrò imitato malissimo, ma insomma ci siamo capiti. Pulmo, Pulmo, ci sei ancora. Oh wow, livello 130. Ah sì, è vero, partiva dal livello 90 e qualcosa. Piccolo stellino, cioè mi fai schifo che te non c'hai idea. No Ciccio, non volevo farti body shaming, ma sei veramente brutto da far schifo. Allora, cortesemente seguimi, perché neanche per te ho avuto tempo di far la sellina. Sono stato impegnato a capire i problemi di Ark. Ah, con quante zampine, non me lo dici? Sì, sì, tutte le creature con eccessivo numero di zampine, che più di due, vabbè, quattro, insomma, per me è eccessivo, mi fanno uno schifo al cocchio che voi non ci avete idea. Però ora vi faccio notare un gigantesco problema che ho incontrato durante la realizzazione della casa. Stegosandro, tu resta lì, non ci sono problemi. Io ho craftato un po' di fondamenta in pietra per fare le suddette zone rientranti. E voi direte, Lon, non penso che ci sia nessun problema. Oh, il primo problema è che c'è un buco, perché queste sono pensate per l'esterno, non per l'interno. Il che, vabbè, ci posso anche passare sopra. Letteralmente ci posso passare sopra. Quindi non è sto gran problema. E io qua come lo chiudo, peraltro, figlioli? Perché non c'è una piattaformina, una struttura che mi permette di chiudere sto cocchio di buco. No, non ci hanno pensato. Chi è che mi sta attaccando? Ayo, che succede? Un raptor livello 36 avete fatto fuori. Ok, grazie ragazzuoli. Sì, la zona è molto più pericolosa del previsto, quindi le mura ci serviranno quanto prima. Ovviamente doveva piovere. Ho passato 86 ore al buio, porca la miseria. Quindi l'unica soluzione è utilizzare queste specie di pavimentazioni abbastanza bizzarre, però sì, quanto passa il convento, che sì, facciamo compenetrare male in questo modo. Non saranno bellissime da vedersi, ma non abbiamo molte alternative. Dimmi che ho le risorse per craftare un'altra, gioco di cenotti e attacchi al... Ci siamo capiti. Aspettate che intanto ho craftato altri pavimenti e stiamo per incorrere in un ulteriore problema. Quando ho piazzato le fondamenta non sono partito dall'alto, sono partito dal basso, quindi ci stiamo per compenetrare con il pavimento. Yay! Pertanto qui avrò un po' di terriccio che mi entra in cucina, che dovrebbe essere la cucina, e poi dovremo, oppala, salire di un piano, praticamente fare una roba del genere. Quindi le nostre camere da letto, qualunque cosa faremo da quella parte, saranno un cicino più alte. Non è sto grandissimo problema. Mettiamo delle scale e vi sarò tutti felici e contenti. Cioè qua potrei farlo anche più basso, ma a sto punto fai tutto più alto, fai un piano rialzato e casomai chiudiamo con una parete in legno, in muratura e via dicendo questo lato, e viene fuori un lavoro molto più omogeneo. Ad ogni modo, ritornando a noi, qui possiamo mettere la nostra porta d'entrata. Mi avete consigliato di utilizzare l'ultima versione perché mi permetterà di craftare, avete detto, una porta più grande. Ah, una porta doppia! No! Hanno messo le porte doppie? Sta cosa mi ha gasato che voi non ci avete idea? Bene, 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 ogni tanto veramente una buona notizia. Sì, adesso vediamo se riusciamo a piazzare correttamente le pareti in pietra, perché ho scoperto che Ark mi ha fatto un po' di cagate, quindi ogni tanto te le devi girare tu. Ha il suo fascino, non dico di no. Purtroppo ci fossero state le porte veramente doppie, che occupano due caselle, sarebbe stata la figata assurda. Quindi ci dobbiamo accontentare di questa soluzione un pochettino, diciamo, rabberciata. Non mi viene un termine più corretto. Aspettate che intanto ho craftato altre pareti. Ah, ora le metti correttamente? No, sembrava troppo bello per essere vero. Ok, come ho detto, almeno la zona inferiore deve avere i soffitti belli alti. E che cocchio, una volta tanto mi voglio trattare bene. Fatemi vedere. Ma sì, dai, ci può stare, ha un aspetto decisamente molto ma molto moderno. Non era così che me l'ero immaginata, ma l'importante è che funzioni. E sì, dovremmo dare più che altro priorità alla costruzione delle mura difensive. Come avete visto, il nemico tende a farci breccia con troppa facilità. Inoltre, ho sprecato un po' di metallo, lo ammetto, ma da queste parti devo dire che ne ho trovato più del previsto. Mi sono ricordato che c'erano anche le ringhierine in metallo che... Oh, wow. Ok,
sono un po' più fredde, ma sono anche molto meno grezze della pietra. Scommetto che te ovviamente romperai le balle e il gioco mi dirà non puoi chiamare. Ah, il gioco dice non me ne frega niente delle compenetrazioni. L'onino non me ne è mai fregato nulla. Sì, dai. Ok, ha un aspetto decisamente molto più moderno. Wow, sembra davvero una casa per ricchi. Avessero sistemato i vetri e non li avessero complicati. Ad ogni modo, sella del pulmono scorpio. Sbloccati, grazie, molto gentile. E ovviamente, sella dello stegosandro. Ecco qua, richiederanno ovviamente grandi immani. Oh, è sorto il sole! Grazie. Immani, quantità di pelle che presumo il nostro carno sarà felicissimo di fornirci. Dovresti aver fatto una strage. Grazie, Carlo. E anche pieno zeppo di carne pregiata. Mi piange il cuore. Zio Billy, quanto tempo sta passando? Nel frattempo mi è venuta un'idea folle. Adesso ve la faccio vedere. E ho craftato qualche altra paretozza. Sì, come ho detto, questo progetto ci richiederà una marea di tempo prima di essere completamente ultimato. La mia fortuna è che le risorse respawnano anche abbastanza velocemente, della serie magra consolazione. Come dicevo, qui possiamo mettere dei muri. In realtà questo è un mezzo piano, vedete che è esattamente alla metà di un muro standard, il che gioca parecchio a nostro vantaggio, quindi ci permetterà di creare dei piani inframmezzati, che non mi dispiace proprio per nulla. Aspetta, fai una roba così. Carino, carino veramente un sacco. E qua casomai viene la camera da letto e tutto il resto. Aio, non smetti di urlarmi in tarecchia. C'è quel cocchio di morfodonte che mi fa un casino che voi non ci avete idea, che mi ricorda più che altro gli Ptero e compagnia bella. Quindi facciamo una roba del genere. Ok, questi sono i piani superiori. Prima della fine di questo episodio avrò fatto fuori praticamente tutte le mie risorse. Basta urlarmi in tarecchia, non vi sopporto più. Vi disinstallo tutti, ottimo. E ora possiamo mettere, come dicevamo, nu, quindi vammi di scale standard. E voilà, qui ci sarà il corridoio. Poi abbattiamo tutti gli alberi, vi dicendo. E qua sopra il resto delle camere da letto, zona operativa, non lo so. Vedremo in futuro come organizzare il tutto. Qua mettimi un altro paio di paretozze standard. Chiudi, ce la fai, quando è un secondo da questo lato. Aspettate che vorrei metterle dritte, grazie. E... dai, pian pianino la casa sta prendendo forma. Sarà un attimino più... Dati, buono, open space, mi hai fatto cagare in mano. Però, come dicevo, queste pavimentazioni le possiamo tranquillamente... se t'agganci sotto. Grazie, molto gentile. Dicevo, le possiamo tranquillamente ricoprire come non fosse accaduto nulla. Ok, da sto punto di vista, Ark... Porca la... Vai via! M'hai rotto le palle, non ti si sopporta più! Tanto non offri nessuna utilità allo stato attuale. E intarecchia tutto il tempo. E che due maroni, porco canaglia. Allora, fatemi craftare quelle stracocchio di selle che... Ah, non richiedono il banco da lavoro? Oh, bene. Allora, senta, mi dia questa pelle, mi dia la fibra. Probabilmente servirà anche il metallo. Ah, vuoi pure la legna? Minchia, sei incontentabile. Sella di stegosandro, perfetto. E, oh, abbiamo le risorse giuste anche per quella del pulmono scorpio. Oh, perfetto, la Mafalda riesce ancora a correre. Una Miley Saurus? No, sei di livello 7. Miley, non sei più come le Miley di un tempo, ma vabbè, dettagli. Allora, Stegosandro, buongiornissimo, gradisco la sua sella. È un level up veloce. Sì, non cagarmi, ho capito che sei contento. E Pulmono Scorpius, lei si gradisca la sua sellina. Ecco qua, è un level up. Aio, calmino devi stare, non ti ho dato il nome. Ok, c'hai ragione di incazzarti. Ovviamente lo chiamiamo The Rock, alias Dwayne Johnson, alias l'attore che fece il Re Scorpione tipo 20 anni fa, ma vabbè, dettagli. Ah, ok, vediamo un po'. Volevo salire sullo scorpione, ma non mi lamento, no, aspetta. Mafalda, a malapena la si nota a bordo dello stego. Mi piace che è incastrata fra le scagliette. Porca miseria, che se scivoli papam ti ci pianti malissimo. Non mi ricordavo fosse così tanto lento. Oddio, anche la velocità di sterzaggio non è delle migliori. Però raccoglie un sacco di legna. Raccoglie veramente uno sfacelo di legna. Oh wow. Ok, dobbiamo aumentare assolutamente la sua capacità di trasporto delle risorse. Questo ci semplificherà la vita. Non è che mi danneggia la casa, vero? Lo chiedo per un amico. Volevo abbattere tipo quello qua davanti. No, quell'altro. Hai abbattuto tutti gli alberi tranne quello che volevo abbattere io? Grazie, caro. Vedo che hai capito alla velocità della luce. Ora, se mi abbatti anche l'ultimo senza colpire la casa,
Minchia, albero, albero, placati. Bellissima sta meccanica, peraltro, eh. Complimentoni, questa è veramente una valida aggiunta. Olè, e come per magia abbiamo disboscato la zona circostante. Non verrà una casa gigantesca, ma è altresì vero che al suo interno non passeremo poi, olè, così tanto tempo. Ma Falda si è spappolata una caviglia scendendo, ma per davvero? Ma quanti anni c'ha lei? Ok, vediamo di testare il nostro re scorpione. Buongiornissimo. Ah, scusate, The Rock in questo caso. Oh, wow. Era così ve... Oh, mio Dio, c'hai decisamente troppe zampe. Per fortuna che non l'hanno fatto peloso. Però mi fa schifo comunque, Mi fa veramente... che è? Che succede? Si era sminchiata l'animazione per una frazione di secondo, avete visto? Era tutto bleh all'improvviso. Cos'è accaduto? Ok, facciamo finta di nulla che è meglio. Salve signora, come va? Mi fa testare lo scorpione, porti pazienza. Vai, vai, colpiscila, colpiscilo, colpiscilo. E che poi... Aia! Che legnata mi ha tirato, cioè, che poi lui si rifiuta. No, Carno, non essere protagonista di tutte le cose. E mo non gli fai più niente? Carno? E Carno si è bloccato. Carno è andato in stand-by. Sì, a quanto pare ha avuto una schermata blu e è crashato, ma vabbè, dettagli. Ok, ci sono un po' di cose che vanno fixate, sviluppatori. Però, dai, comunque anche lo scorpione si comporta bene. Però mi continua a far schiferrimo. Buono, figlioli, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Abbiamo anche incontrato e affrontato un T-Rex, chi l'avrebbe mai detto. Ma soprattutto abbiamo ottenuto un Carno gratis. Ciao, Ienodonte. Sì, meglio che fuggi, piccolo adorabile stellino. Quando è da solo è praticamente inerme, se ben vi ricordate. Però, figlioli, voglio dire, la nostra base è letteralmente ancora agli inizi. Non farmi sti suoni in tarecchia che mi inquieti tantissimo. E pian pianino diventerà una casa di tutto rispetto. Sì, dobbiamo ancora aggiungere tutte le strutture. Spero che sviluppino delle mod, darò un'occhiata appena possibile, in modo tale che arricchiscano la quantità di oggetti, strutture e via dicendo che possiamo inserire all'interno della nostra base. Peraltro il sole sta calando molto rapidamente. Nei commenti, figlioli, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi ritrovate circondati da un'armata di scorpioni incazzati con la vita. E non dite, no ma è carino con tutte quelle zampine. No, moriteci male anche voi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!